Ciao readers e benvenuti o bentornati sul canale, io sono Andrea e questo è un video reorganizing che però mi piacerebbe fare in un modo leggermente diverso dal solito perché vorrei dare a questo video un'atmosfera molto rilassante, molto cozy, insomma che vi tenga compagnia però vi faccia anche rilassare in un certo senso. Quindi appunto oggi cercherò di riorganizzare un po' la mia libreria, ma sarà una cosa un po' diversa dal solito perché infatti ho intenzione di ridipingerla, non nella sua totalità però insomma di dipingerne una parte perché infatti mi piacerebbe dipingere il retro della libreria di un colore scuro, perché effettivamente la mia libreria è un po' troppo tutta bianca. In generale, camera mia è molto bianca perché io adoro molto lo stile minimal, però effettivamente per quanto riguarda la libreria è davvero troppo bianca. Quindi l'intento è quello di dipingere lo sfondo di nero perché così avrò i benefici della libreria bianca, che sono il fondamentalmente non avere polvere e avere uno sfondo che fa risaltare anche un po' di più i libri. In più voglio anche un po' riorganizzare gli scaffali perché in questo momento la libreria è molto piena in alcuni punti, ma per esempio ho uno scaffale vuoto e ci sono insomma dei punti dove non c'è niente e punti dove c'è troppo, quindi vorrei cercare di rendere tutto un po' più omogeneo, ma soprattutto cercare di renderla componibile, nel senso che voglio dividerla ancora di più per generi o categorie, in modo che quando mi arrivano nuovi libri non devo ogni volta riorganizzare la libreria perché non ho posto, quindi vorrei lasciare dei posti liberi per inserire semplicemente libri quando mi arrivano e avere quindi tutto un po' più ordinato e soprattutto più facile da gestire. Negli ultimi tempi ho già cambiato un po' qualcosa perché infatti ho messo i libri a filo con la libreria, che è una cosa che ho scoperto che non piace a tante persone, però a me piace molto perché la vedo più piena, la vedo più ordinata anche. Come potete vedere in questo momento la mia libreria è divisa per genere e poi i libri sono ordinati per altezza, dove sono riuscito a farlo, però ci sono anche delle sezioni come quella LGBT in cui i libri hanno altezze molto diverse, quindi sono andato in ordine alfabetico, che è una cosa che credo manterrò anche con la nuova disposizione. Tra l'altro mi sono arrivati diversi pacchetti come regali di compleanno, quindi secondo me renderla componibile sarà ancora più utile. Quindi adesso cominciamo e devo ovviamente togliere tutti i libri dalla libreria, sarà un lavoraccio, e poi spostare le librerie da camera perché ovviamente non posso verniciare le librerie qui dentro. E niente, direi che possiamo cominciare. Ok, decisamente molto molto bianco e adesso manca soltanto da togliere gli scaffali e poi spostare tutta la libreria. Ed ecco tutti i libri che poi dovrò rimettere nella libreria, quindi avrò un sacco di lavoro da fare, però siamo soltanto all'inizio. Non potendo staccare lo sfondo della libreria perché è inchiodato alla struttura, ho deciso di utilizzare lo scotch di carta per tracciare i contorni della libreria in modo che poi la vernice non vada in punti in cui non voglio che vada. Per poter verniciare nel modo migliore possibile, ho deciso di appoggiare la libreria su un supporto in modo da lavorarci anche meglio. E ho cominciato a stendere la vernice e l'importante quando si fanno questi lavori di solito è stendere molto bene la tinta in modo che non rimangano delle parti con più vernice rispetto ad altre. Allora, è passato qualche giorno e questo è il risultato. Intanto ho già montato le librerie con i vecchi scaffali e anche se il risultato non è perfetto perché ovviamente non può avvenire come una cosa fatta in fabbrica, devo dire che sono soddisfatto, il risultato mi piace anche se ho finito la vernice durante la verniciatura e quindi uno scaffale è rimasto bianco perché anche quando faccio un video rilassante il disagio deve comunque essere presente nei miei video. Ma adesso è arrivato il momento di mettere i libri nella libreria, quindi partiamo e vediamo quale sarà il risultato.
Ed ecco il risultato finito. Devo ammettere che sono soddisfatto perché secondo me questo sfondo nero fa risaltare molto di più i libri, quindi mi piace un sacco per questo. E tutto sommato pure la parte bianca sembra quasi fatta apposta, sembra che sia un elemento per smorzare un po' lo sfondo nero, quindi secondo me come risultato non è affatto male. Bene readers, per oggi è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto ma che soprattutto vi abbia fatto rilassare, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se l'avete trovato rilassante, se vi è piaciuto. Ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto se il video vi è piaciuto. Io vi ringrazio per essere stati con me ancora una volta e noi, come sempre, ci rivediamo nel prossimo video.